noi come giunta camerale puntiamo molto su questa, su questo segmento della nostra economia. Io nel mio ruolo, io sono membro di giunta per l'industria, ma insomma ormai per il lavoro che ho fatto per 34 anni in questo territorio conosco un po' tutte le diciamo i segmenti economici, e penso che quello del turismo, non per circostanza, chi mi conosce sa che la piaggeria non fa parte del mio modo di fare, sia invece uno dei segmenti più importanti che vanno, vabbè, ma lasciamolo stare così, che vanno presi in considerazione per poter fare in modo tale che in questo nostro territorio la situazione comincia a cambiare volto. Quando si parla di turismo si parla di industria del turismo in generale, è per questo che io sono anche in questo senso affezionato e che mi batto molto all'interno del sistema camerale. Tra l'altro il mio primo lavoro l'ho svolto a Londra nel lontano anno 75-76, appena laureato, e lavoravo all'Enit di Londra, quindi qualcosa nel mondo del turismo ho in qualche maniera un'infarinatura l'ho avuta in questo senso. È drammaticamente strano quello che sto dicendo, pensando a gente come voi che mi sta davanti e che deve fare sforzi allucinanti. Noi come Camera di Commercio cerchiamo di darvi il supporto più grande, perché a voi manca qualcosa di fondo. Voi manca, lo dicevo un attimo fa nell'intervista televisiva che mi è stata fatta, per esempio un ministero. Cioè è impossibile che l'industria che dovrebbe per noi, quella del turismo, dare i più forti risultati sotto ogni punto di vista, per, immagino quello occupazionale, immagino quello della forza propulsiva che può dare una nazione che è assolutamente circondata dal mare, abbiamo le montagne più belle quasi del mondo, anzi sicuramente lo saranno, il mare che è favoloso, eccetera, eccetera, e noi ci permettiamo di non avere nel nostro sistema politico l'espressione più grande, che è quella, come vi dicevo prima, di un ministero dedicato allo sviluppo di questa parte di economia che per noi è fondamentale. Nel nostro piccolo noi dobbiamo fare in modo tale che il territorio, che è quella parte importante che compete, voi competete fra voi e tra voi con gli altri, però evidentemente non tutti si sono ormai organizzati per fare in modo tale che questa forma di competizione, che ci deve far uscire fuori davvero, possa essere accompagnata davvero, deve richiedere una sostanziale, come dire, riconoscimento in tal senso da parte degli enti pubblici, iniziando dall'ente municipale, saltiamo l'amministrazione provinciale perché di problemi ne ha più di quanti nel vostro settore, e poi andiamo a ragionare su un discorso che è quello regionale. Tutti costoro debbono accomunarsi allo sforzo che si fa insieme a Camera di Commercio e voi per fare in modo tale che il territorio diventi veramente l'elemento competitivo. Non sono le aziende che debbono, competendo, affermarsi nei confronti, ma è il territorio che ci dà quella spinta propulsiva per poter dare come dire, validità ai nostri sforzi. Il direttore della Camera di Commercio che ospita oggi questo riconoscimento importante alla qualità. Sì, non è il primo anno, evidentemente questa è una manifestazione che noi facciamo tutti gli anni, ormai da 10 anni si può dire, ed ogni anno abbiamo sempre più successo. Il concetto di qualità è diventato sinonimo di stimolo per gli operatori del turismo. Fare qualità significa mettersi su un piano competitivo estremamente più ampio rispetto a chi non lo fa. Il marchio di qualità Ospitalità Italiana ha proprio questo
questo compito di selezionare le migliori strutture in campo turistico, ricettivo e alberghiero per fare in modo che queste strutture siano riconoscibili e siano apprezzate dai consumatori, quindi è un elemento di competitività molto forte in cui noi crediamo molto. Quali sono i rami in cui sono stati poi scelti i vari imprenditori? Allora, noi abbiamo due ambiti, uno che riguarda proprio l'aspetto più turistico ricettivo e quindi alberghi, bed and breakfast, agriturismi e ristoranti, e poi abbiamo un altro ambito che è quello un po' più commerciale, diciamo così, che riguarda i negozi tipici e da quest'anno anche le agenzie di viaggio, quindi significa tutto il settore turistico in senso ampio, in senso lato, quindi da una parte il turismo vero, quello delle agenzie, dall'altra parte gli elementi caratterizzanti ormai il nuovo turismo, che è quello della qualità, che è quello dell'agroalimentare, dei percorsi turistici, che tutti insieme possono rilanciare un territorio. Il settore dell'ospitalità, quindi del turismo, della ricettività, è un settore che chiaramente offre tanto, ma può fare anche tanto per l'economia del territorio. Certo, bravissima. Il territorio per noi come Camera di Commercio è un punto di riferimento. Il territorio è quella parte del sistema che compete. Le imprese vanno inserite in un sistema che è quello che deve dare a loro la forza, la spinta per resistere ad una situazione pressoché drammatica come quella che stiamo vivendo nella generalità, ma che può consentire a noi di uscire fuori alla grande. Noi puntiamo molto come Camera di Commercio sulla questione dello sviluppo del turismo, nelle sue più varie sfaccettature. Oggi parliamo di ospitalità italiana, di marchi di qualità, ma tutto questo passa inevitabilmente attraverso un marchio di qualità che è fatto dal sistema. Allora noi chiediamo sì alle imprese, e lo facciamo e le premiamo pure oggi, però soprattutto al sistema che ci sta vicino, e in questo caso gli enti locali, eccetera, di chiedere loro un pochino di più anche in questo che spesso e volentieri viene trascurato. Cioè il turismo e il marchio di qualità su un segmento come il turismo deve essere incentivato. Guardate, per fare in modo tale di capire meglio questa cosa, sappiate che noi in Italia non abbiamo un ministro del turismo. Come si può fare in modo tale che questa cosa prenda corpo, i territori e le singole identità territoriali devono essere più forti di quanto possono essere negli altri segmenti, nel turismo, perché debbono sopperire anche a una mancanza importante a livello nazionale che noi ci auguriamo comunque che prima o poi possa essere in qualche maniera sanata. Ci sono alcune che non hanno quest'anno rispettato gli standard di qualità, come sapete la selezione è sempre abbastanza rigida, e altri che si sono aggiunti, quindi diciamo lo scambio, un 80% diciamo dei premiati sono sempre gli stessi, un altro 20% invece ruota rispetto a queste categorie. Quest'anno c'è una novità importante, ci sono anche le agenzie di viaggio, come sapete i premi riguardano gli hotel, gli agriturismi, i bed and breakfast, i ristoranti, i frantoi, dall'anno scorso anche i negozi tipici e quest'anno anche le agenzie di viaggi. Ricordo a tutti che non basta solo rispettare un disciplinare per ognuna di queste categorie merceologiche, ma all'interno di questo disciplinare non è quindi sufficiente avere la sufficienza, ma è necessario avere un punteggio abbastanza alto. Gli esaminatori sono indipendenti, sono dei professionisti che visitano le strutture, quindi non sono influenzabili né da noi Camera di Commercio né dagli stessi interlocutori, e questo rende il premio e il marchio di qualità estremamente importante, perché è veramente indipendente e quindi il risultato raggiunto è un risultato certificato che ormai è conosciuto non solo in Italia, ma comincia a essere conosciuto anche nel mondo, con i ristoranti italiani nel mondo per esempio, e che è uno strumento che è diventato anche uno strumento di marketing, in quanto attraverso questa certificazione così prestigiosa di cui possono fregiarsi le strutture ricettive e turistico-alberghiere, può essere uno strumento
che è veicolato anche sulla rete attraverso non solo i portali delle camere di commercio e i vari portali turistici, ma anche attraverso il portale www.10q.it, che raggruppa tutte queste strutture premiate a livello nazionale e internazionale e che quindi rappresenta un po' la mappa dove l'usufruitore dei servizi può andare a ricercare le strutture principali e le strutture, come dire, che hanno la qualità migliore all'interno di queste categorie merceologiche. Non mi dilungo ancora rispetto a queste tematiche. Volevo ringraziare la presenza del dottor Zanetti, che oggi fa le veci del presidente, che non è potuto venire, quindi come membro di giunta è qui con noi, e ringrazio il dottor Masci e il dottor Galasso Disnart che sono con noi. Vi faccio di nuovo i complimenti e vi auguro comunque buon lavoro e in bocca al lupo per i prossimi anni. Oggi in Camera di Commercio per il riconoscimento del marchio qualità ospitalità italiana, New Entry, una nuova sezione da quest'anno, le agenzie di viaggio, titolare di una delle agenzie di viaggio che è stata premiata, Stefano Massari. Che cosa significa? Questo è un riconoscimento per il lavoro, per l'impegno di tanti imprenditori, ovviamente anche il tuo in questo settore. Guarda, nel mio settore, che appunto come hai già detto è una New Entry, si è cercato di premiare, da quello che ho capito io, chi riesce a stare al passo coi tempi in questo momento, quindi chi si sta strutturando con le tecnologie, sia per far viaggiare i concittadini e sia per ricevere finalmente turisti dall'estero. E spero che per noi sia anche importante in funzione di antiabusivismo, nel senso che Avere chi ha fatto uno screening delle diverse agenzie, diverse società, sa che può avere appunto un marchio di garanzia. Ecco, questa è una battaglia che tu porti avanti da tanto tempo, quella contro diciamo un po' non tanto i turisti fai da te quanto le associazioni, le agenzie un po' fai da te, che però non offrono tutti i servizi che offrono le agenzie strutturate. Innanzitutto a livello di esperienza, poi a livello di sicurezza e garanzia, da quella sanitaria a quella economica, a quella di una fine ricerca dei fornitori che appunto riescano a dare qualità, cercando di essere anche sul prezzo, però come in tutti i settori, più si vuole e più bisogna spendere. Ecco, però ritorno proprio sulla sicurezza. Noi vediamo i pullman, vediamo gli hotel, conosciamo le compagnie aeree, abbiamo assistenza negli aeroporti, abbiamo assistenza sul posto. Queste sono tutte cose che basta solamente una volta che manchino e ci si rimangia tutto il possibile vantaggio economico avuto negli anni. Questo ovviamente vale anche per chi decide, sì certo, vale anche per chi decide di organizzarsi il viaggio da solo, insomma sono tante le possibilità anche online, però come dicevi tu manca tutto il lavoro che c'è alle spalle. Guarda, sul viaggio fai da te non sono particolarmente battagliero perché ognuno è padrone di spendere i soldi propri come preferisce. È chiaro che cercare 5-6 volte all'anno un hotel non è come cercarlo 30 volte al giorno, quindi io inviterei comunque a provare chi conosce sicuramente più canali, cioè la furbata ormai su internet è difficile, anche perché sono diventati tanti portali, non c'è più solo Booking, c'è Booking, Expedia, Hotels e tutti, e una miriade, pertanto sarebbe il caso anche di incuriosirsi e dire: ma quanto costerebbe farlo con quel canale lì? Invece quello che volevi dire prima? Quello che volevo dire prima è che tu hai detto combatto da anni, in realtà combattiamo da anni, siamo tanti, c'è la Salaria Viaggi, c'è Diretta della Rete Tour, siamo tantissimi, siamo praticamente tutti, ma innanzitutto a tutela dell'utente finale. E questo appunto, come il riconoscimento che vi viene attribuito oggi, è un riconoscimento alla qualità. Esattamente, come l'abbiamo interpretato noi, perché comunque il controllo, tra virgolette, è stato
particolarmente capillare su ogni aspetto, dal, come dicevamo prima, quello tecnologico, alla strutturarsi tra outgoing e incoming, a tutta una serie di servizi, il questionario di soddisfazione del cliente, la pagina Facebook, Instagram dove pubblicare le foto, il canale YouTube e tutto quello che possiamo, tutta la città ne parla, che è ottimo. e quindi speriamo che questo marchio sia un'ulteriore garanzia per l'utente. Innanzitutto vi porto i saluti del direttore generale Giovanni Antonio Cocco, che purtroppo non è potuto essere presente perché aveva già un impegno assunto in precedenza, e anch'io vi faccio i complimenti a tutti voi qui presenti oggi, perché rappresentate l'eccellenza della provincia di Rieti, e per chi è oggi qui per la prima volta inizierei introducendo su chi è ISNART. ISNART, Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, è una società del sistema camerale partecipato dalle Camere di Commercio, tra cui la Camera di Commercio di Rieti, l'Union Camere Nazionale e alcune unioni regionali. Nasce nel 1992 come ente di ricerca in materia turistica e ha svolto la propria attività fino ad essere chiamata a partire dal 2010 a partecipare all'Osservatorio Nazionale del Turismo, istituito dall'allora Ministro del Turismo in collaborazione con l'Union Camere. Dal 1997, a fianco a questa attività, ha iniziato la certificazione delle strutture ricettive e ristorative in Italia per quanto riguarda l'ospitalità italiana. E da allora abbiamo certificato oltre 6.500 strutture in Italia per quanto riguarda l'ospitalità e ormai da circa 3 anni questo marchio ha superato il confine nazionale certificando anche i ristoranti italiani nel mondo. Riconoscimento oggi per l'impegno e per la dedizione, per il lavoro dedicato ovviamente da ogni singolo imprenditore. Che cosa significa da parte dell'imprenditore vedersi riconosciuto il lavoro profuso nella propria azienda? Beh, sicuramente è un momento di grande soddisfazione, perché insomma il nostro è un lavoro particolarmente pesante in cui noi ci dedichiamo con tanta passione e tanta voglia, quindi quando ci sono queste occasioni è quel valore aggiunto che ti dà la forza per andare avanti anche in momenti storici come questi, in cui mantenere in piedi un'impresa, soprattutto turistica, in un contesto come il nostro è veramente difficile, quindi è un quid in più che ci aiuta un attimino a riprendere animo, diciamo. Nell'ambito della ristorazione poi la concorrenza è veramente tanta, quindi che cosa bisogna fare in più per riuscire a, oltre a ricevere chiaramente questi riconoscimenti, a comunque affermarsi? L'obiettivo deve essere assolutamente la qualità che ci può premiare sia sul territorio, ma soprattutto deve essere il veicolo per portare persone da fuori, quindi abbiamo un bacino d'utenza come quello di Roma e se noi riusciamo a fornire qualità ai nostri clienti a quel punto riusciamo a mantenerci in piedi, e quindi secondo me premi come questi devono stimolare anche un po' a fare meglio tutti quanti, quindi è una bella iniziativa e soprattutto è un'opportunità per noi, insomma, per anche come immagine per i nostri locali, questo funziona molto, insomma. Sono numeri decisamente interessanti, poi cercherò di essere il più breve possibile anche nell'enunciazione, per cui, però questo ci fa capire che quanto è importante avere il marchio ospitalità italiana sia in Italia che nel mondo. Soltanto una piccola parentesi a livello personale: io ogni volta che faccio queste premiazioni mi sento orgoglioso di farla, perché ho la convinzione, spero che ve l'abbiamo trasferita in noi tutti, ma a maggior ragione se lo siete voi direttamente, rappresenta un momento importante, perché secondo me si contribuisce tutti quanti, voi e noi, a migliorare quello che è l'aspetto più importante, no? La qualità, che poi vedremo quanto è importante. Allora, come ospitalità italiana noi a livello nazionale abbiamo certificato 6.700 strutture turistico-alberghiere, parliamo di alberghi, ristoranti, bed and breakfast, agriturismi, agenzie di viaggio e quant'altro, quindi diciamo tutto quello che è il comparto del turismo, su 12.000 visitate, e questo voi avete vissuto in prima persona che cosa significa passare la certificazione, perché insomma credo che sia questo l'elemento più importante. La certificazione deve essere un momento importante di riconoscimento, non può essere data a tutti, quindi questo l'avete verificato personalmente. Poi abbiamo cominciato anche a certificare i ristoranti italiani nel mondo, e sono 1.700 in 60 paesi su 2.500 visitati.
Anche in questo ci sarebbe da dilungarsi più di tanto, ma insomma noi ci avvaliamo del sistema camerale internazionale, delle camere di commercio italiane all'estero, con loro stiamo lavorando su un progetto di interscambio fra le strutture turistiche alberghiere italiane e quelle estere. In alcuni casi loro, addirittura i nostri ristoranti all'estero, che vi garantisco essere i veri ambasciatori del nostro patrimonio, ci rappresentano in maniera adeguata. Quindi con loro stiamo anche sviluppando delle sinergie che possono portare a degli scambi anche turistici fra le varie strutture. Ecco, questa è un'indagine fatta a 700 tour operator europei, dell'Europa, del Nord America, del BRIC e del BRIC, sono tre gli elementi. E vediamo che cosa dicono i turisti, perché sognano l'Italia, perché vogliono venire in Italia. Purtroppo già evidenziato, quindi l'avete già scoperto, uno degli elementi è la cucina, dove la fa da padrone. La cultura è del 63%, il 58% la cucina, la storia e quant'altro. Ecco, questo è un elemento importante di valutazione, no? Perché vengono i turisti vengono in Italia? Vengono sicuramente in Italia perché ci sono una serie di perché la nostra storia la fa da padrone nel mondo, ma poi quello che importa è anche un discorso gastronomico. Ecco, questo è un altro elemento importante. Perché il turista sceglie e come sceglie il nostro territorio? L'elemento più importante è il passaparola, che tradotto significa consiglio di amici e parenti. Quando uno straniero inteso anche un italiano che viene a trovare, viene nella vostra struttura, se si trova bene, se è accolto in maniera adeguata, la prima cosa che fa quando torna è raccontarlo. Adesso lo mette anche su Facebook. Fateci caso, se chi va su Facebook, se ha degli amici, la prima cosa che mettono sono le fotografie del viaggio che hanno fatto e mettono anche il loro commento. Ecco, se il commento è positivo abbiamo fatto bingo, ma se il commento è negativo quella struttura ha chiuso, almeno per quanto riguarda gli amici. Che gli amici non sono soltanto i propri, ognuno di noi ha i propri amici, ma poi gli amici vengono, è un trasferimento immediato, quindi quello che è più importante è il consiglio, quindi il passaparola. Poi ci sono gli altri aspetti, esperienze personali, seconda casa e quant'altro, però volevo soffermarmi su questo passaparola che è fondamentale. Il primo impatto che ha con la vostra struttura viene riferita al rientro a casa, inevitabilmente. Allora, questa è un'altra. Quali sono le tendenze del mercato turistico a livello europeo, nordamericano e BRIC nella sua totalità? Quali sono gli elementi che fanno muovere il turista? La maggiore richiesta è quella legata ai viaggi esclusivi. E qui anche noi rappresentiamo un elemento importante, perché per esempio il viaggio enogastronomico sta piano piano prendendo piede, e siccome noi tra l'altro la qualità della nostra ristorazione è elevatissima, si vende abbastanza bene. Al secondo posto è la qualità, quindi questo rappresenta un elemento importantissimo, ed ecco il motivo per cui l'essere certificati rappresenta un plus nell'attività vostra. Poi c'è il rapporto qualità-prezzo, ovviamente, la sostenibilità, i viaggi su misura. Io mi soffermo soltanto su quegli elementi che possono essere di interesse specifico. Allora, sempre a livello dei tour operator, l'indagine è sempre legata all'uso delle certificazioni. Abbiamo chiesto a 600 tour operator se utilizzano strutture certificate. Le risposte sono ancora non esaltanti, però insomma il 27% dice sì, di solito lo usiamo, il 9% dice no, ma se le conoscessi le userei, no non ci fidiamo, il 2,7% è abbastanza basso e questo va bene, no non conosciamo le certificazioni italiane, il 16%. Ecco, questi sono aspetti importanti sul discorso della certificazione. Noi è da poco, e le strutture tra l'altro sono 6.700 le strutture certificate a livello nazionale, cresceranno sempre di più, questo trend sta crescendo notevolmente, non sapremo in futuro se avremo la possibilità di svilupparle in maniera come oggi, però secondo me nascerà un qualche cosa che enfatizzerà questo aspetto, perché secondo me noi dobbiamo proseguire nell'area delle certificazioni per rendere visibile le nostre strutture a livello nazionale e internazionale.